iniziamo il nostro montaggio nel solito modo. Scendiamo verso la curvatura velocemente, dove fisseremo una sottile raffia sintetica semi-trasparente. Scendiamo ulteriormente. Ora, con l'aiuto della classica pece, andremo a formare un cordoncino composto dalla penna marrone e fili di seta gialla, rossa e beige, fino ad ottenere questa tonalità. Prepariamo il nostro cordoncino. E andiamo a costruire il nostro addome. Andiamo ad effettuare la nostra segmentazione. Fissiamo in questa posizione accuratamente. Piazzeremo ora sopra al tutto del poli color biscotto. Dopo che lo abbiamo fissato, tagliamolo in diagonale, in questo modo. Piazzeremo ora, esattamente in questo punto, del foam ad alta densità color nocciola. Facciamo in modo di centrarlo perfettamente, come sempre. Dopodiché andiamo a montare lo stesso dubbing che abbiamo usato precedentemente. Lasciamolo assai soffice questa volta. Ora, con l'apposito attrezzino, ricaveremo un'asola sul filo di montaggio. E con il procedimento che ormai conosciamo molto bene, andiamo a cospargere i due fili di pece. Inseriamo all'interno del pelo di capriolo molto sottile. Andiamo a formare l'avvolgimento ad asola. Tiriamo bene. Andiamo a montare nel solito modo.
ci siamo. Spingiamo il tutto indietro. Andremo a montare davanti ancora lo stesso dubbing di prima. Ora aiutiamoci con uno spillo, separiamo i due settori uguali. E riportiamo il nostro foam in testa. Ora annoderemo. Andiamo ora ad arrotondare i bordi della nostra imitazione. Controlliamo il tutto, applicheremo poi una goccia di collante per cementare perfettamente il tutto, molto liquido e solo nella parte bassa in questo punto. E dopo quest'ultimissima operazione abbiamo terminato. Grazie dell'attenzione, alla prossima occasione.